Visto che fra pochi giorni la famiglia si allarga, abbiamo pensato di procurarci una culletta da affiancare al letto. Ne volevamo una fatta in legno. Purtroppo, cercando in giro, l'abbiamo sì trovate, ma a prezzi a dir poco proibitivi. Quindi abbiamo recuperato una vecchia culletta IKEA e, apportate un paio di modifiche, siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo. La prima cosa da fare è alzare il piano del lettino, dunque lo affianchiamo al lettone, ne prendiamo l'altezza e sulle quattro gambe del lettino facciamo i fori nella stessa posizione di quelli sottostanti ma all'altezza che desideriamo. Ora dobbiamo creare la ribalta, questo lo facciamo tagliando in due le sbarre originali. Dunque riportiamo l'altezza del lettone e con un listello di legno riportiamo la misura su tutte le sbarre. Per ricreare la struttura delle sbarre possiamo semplicemente inserire due listelli di legno 2x3. Dobbiamo però tenere da conto anche l'altezza a cui andremo a tagliare la sbarra, questa non deve essere ovviamente più alta della metà del listello. Adesso che abbiamo diviso in due sezioni le sbarre, possiamo rimontarle con il listello che ci avanza, in modo da creare la sezione bassa. Mi ero reso conto che all'altezza a cui avevo deciso di mettere il listello avevo già fatto il buco per fissare il piano, dunque ho dovuto con un trapano, una punta da legno, allargare leggermente e creare una scanalatura. Ora dobbiamo creare un buco per fissare questa nuova sezione al lato del lettino. Per farlo riportiamo la misura e facciamo un buco col trapano. Per l'inserimento delle sbarre nei nuovi listelli le ho prese e con un cutter le ho appuntite, un po' come se fosse un temperino. Dopodiché con un martello di gomma le ho picchiate all'interno, prima da un lato e successivamente dall'altro. Abbiamo pensato di aggiungere delle rotelle al lettino per comodità. Dunque, riportata la misura della rotella su una gamba e tagliata la parte eccedente, ho preso il centro e ho inserito una boccola in ottone autofilettante. Dopodiché ho semplicemente avvitato il tutto in posizione. Il lettino si riesce a muovere agevolmente. Per sicurezza ho inserito due rotelle con gli stop nel lato che sarà i piedi del letto, mentre dal lato della testa rotelle normali. Ora andiamo a creare la ribalta.
Per farlo posizioniamo le due sezioni che abbiamo creato una a fianco all'altra e segniamo i punti dove andremo a inserire le cerniere. Una volta fatti i buchi col trapano, poi le andremo a installare fissandole con le proprie vitine. Per tenere chiuso il lettino ho pensato di riutilizzare i buchi originali nella parte alta e inserire questi due pull pin. In questo modo, una volta chiuso, sarà praticamente impossibile per la bimba dall'interno da aprire. Ora bisogna prendere la misura dove il pin blocca la staffa, dunque con un pezzo di scotch faccio forza e segno dove è il punto da trapanare. Per fare in modo che la barra si chiuda a spinta bisogna creare una scanalatura in modo che il pistoncino venga spinto fino in posizione d'apertura, diciamo. Farlo basta segnare l'altezza del pistoncino e creare una scanalatura con una punta da trapano. Per una maggiore sicurezza bisogna fissare il lettino al lettone in modo che non si sposti. Per farlo ho creato due cinghie tipo quelle degli zaini e una l'ho fissata al lettino e l'altra direttamente al lettone.